Primo saluto istituzionale lo fa Roberta. Devo dire che l'anno scorso Roberta come primo impegno ha avuto la pallavolo e perciò ormai è una di noi assolutamente. Benvenuta, grazie per essere qui, assessore allo sport del Comune di Milano, la dottoressa, l'avvocato, la dottoressa Roberta Guainini. Grazie, grazie a voi. È molto bello partecipare a questa conferenza stampa perché, come l'anno scorso, si parla sia di sport a livelli altissimi, quindi a livello agonistico, di qualità. Ho visto che avete una squadra rinnovata, un grandissimo allenatore, benvenuto a Milano. E confidiamo veramente nel fatto che portiate la pallavolo milanese ancora più in alto rispetto al livello a cui è oggi, quindi sono contenta per questo motivo, quindi per il motivo agonistico e anche perché comunque voi vi distinguete per tutta l'attività che fate anche nei confronti dei ragazzi a livello cittadino, ed è sempre importante per noi amministrazione regionale e comunale sapere che queste eccellenze si mettono anche a disposizione della città e quindi portano avanti un lavoro di natura sociale e di coinvolgimento dei ragazzi in questo bellissimo sport in un modo così attivo e così intenso. Quindi molto bello essere qui, ci eravamo lasciati con una promessa, è quasi mantenuta. Anticipato la domanda, anticipo, ma soprattutto devi appagare la curiosità di tutti. Guarda che c'è l'architetto Candio che è venuto apposta. Ne sono consapevoli, stiamo lavorando assiduamente, penso che il Palalido sia in dirittura di arrivo nella casa. Vorrei quasi dire, Roberta, abemus papam, forse. Abemus papam è stata una storia molto lunga, sofferta, per certi versi triste, per altri ridicola. Però spero veramente che tra la consegna dei lavori, collaudi, insomma, i lavori, chi li ha visti, stanno andando avanti in maniera molto spedita. Quindi io confido che l'anno prossimo la stagione si possa iniziare lì. Grazie.